la visita del Presidente della Repubblica nella giornata del 25 aprile per celebrare la liberazione. È veramente un simbolo, un momento simbolico molto forte, molto importante e per Arezzo un grande onore. Tra l'altro un 25 aprile che quest'anno trova un numero di persone assolutamente eccezionale. Sì, c'è una bella partecipazione e quindi quando le cerimonie sono così partecipate è sempre un buon segno, un segno di vicinanza, un segno di cittadinanza solidale e soprattutto la possibilità di promuovere quelli che sono i nostri principi, il principio di libertà, i nostri principi costituzionali, quindi far sì che le celebrazioni arrivino a quante più persone possibili. E come ultima battuta, lei ha sempre cercato di avvicinarsi ai giovani, soprattutto il messaggio che arrivasse a loro. Quest'anno ci sono tantissimi giovani che sono intervenuti e soprattutto si è cercato anche attraverso di voi una pacificazione, che fosse la giornata per tutti. Sicuramente, stamattina c'erano tanti ragazzi, tanti bambini, una grande partecipazione e il messaggio è rivolto naturalmente soprattutto a loro e sicuramente è un messaggio di pace, un messaggio di fratellanza.